Santa Cecilia è un appuntamento importante dove ogni anno la banda si esibisce per la città. Siamo qui al Teatro della Concordia con il nostro annuale appuntamento dei festeggiamenti di Santa Cecilia, dove la banda offre alla città questo concerto e soprattutto le attività che durante l'anno si sono svolte all'interno della nostra associazione. Avremo innanzitutto il concerto degli allievi, in questo caso mettiamo in evidenza quella che è la nostra attività didattica rivolta ai giovani e successivamente il concerto dell'organico bandistico. Domani appuntamento in mattinata alla chiesa di Santa Maria per la Santa Messa, poi una sfilata per le vie cittadine e ovviamente si concluderà con il pranzo sociale. La Santa Cecilia per noi è una chiusura di un anno tra l'altro molto molto intenso, ma soprattutto è un momento per ritrovare i soci, per ritrovare i concittadini, per ritrovare le autorità e in effetti quest'anno abbiamo anche la partecipazione del sindaco di San Donato di Ninea con la delegazione della banda musicale di San Donato, gli amici di Vizil che sono sempre presenti con noi alla Santa Cecilia e gli amici di Montaglione. Quindi un saluto doveroso a tutti coloro che partecipano alla nostra attività, sperando ovviamente di poter offrire l'anno prossimo un'altra stagione piena di impegni. Un bilancio per questo anno che sta per terminare? Ma è un bilancio un po' particolare, soprattutto per il sottoscritto. Dopo 14 anni di presidenza arriviamo a inizio dicembre con le elezioni del nuovo consiglio direttivo e devo dire che probabilmente si dovrebbe anche incominciare a respirare un po' di aria nuova per quanto riguarda le attività del direttivo. Un bilancio comunque positivo, abbiamo organizzato il primo festival per bande musicali giovanili nel mese di luglio a Venaria, abbiamo organizzato uno scambio musicale con gli amici del Montaglione e il gemellaggio con la banda di Vizil in occasione della Festa delle Rose, il concerto di primavera e tante altre attività sul territorio, quindi bilancio positivo e speriamo che ovviamente il nuovo consiglio direttivo sappia affrontare ancora meglio quello che sarà l'anno prossimo.